Ritardi nel pagamento dell'assegno per le ragazze madri. In tanti negli ultimi giorni si stanno recando presso gli uffici comunali melitesi per chiedere spiegazioni in merito, una situazione che andrebbe avanti da diverso tempo. Nel comune di Melito succede che le ragazze madri dovessero pagare ogni 6 mesi, cosa che non capita mai. 2 volte all'anno non prendiamo mai soldi. A comune di Melito ogni tanto ci danno un anticipo di 200-300 euro, però pagano sempre l'anno prima. Mai quell'anno in corrente, andiamo sempre un anno indietro. Il comune di Melito del 2015 ci deve ancora 270 euro del primo semestre e ancora 930 euro del secondo semestre, pari a 1200 euro. Il comune di Melito attualmente di adesso dice che non ha soldi, anche se la regione Campania non manda i bonifici. Il comune di Melito, come comune, ha diritto di anticipare le quote. Credo che siamo una ventina di ragazze madri per Melito, penso presso più una ventina. Io al comune di Melito chiedo i 270 euro ancora che non ci devono dare e più 930 euro del secondo semestre che ancora non ci devono dare. In totale sono 1.200. Dall'amministrazione comunale fanno sapere però che il comune sta già facendo quanto di dovere e i problemi che stanno vivendo i cittadini, a quanto pare anche in altri comuni limitrofi, sono legati invece ai ritardi dei fondi regionali, oltre al fatto che la ex provincia, oggi città metropolitana, non eroga più la quota come faceva in passato. Il contributo alle ragazze madri compete, o meglio competeva, tra ente la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Melito di Napoli nel nostro caso. La Regione ha diffuso una nota con cui ha reso noto che la provincia di Napoli, oggi città metropolitana, non rientrava più tra gli enti erogatori di questo servizio, notizia che noi abbiamo pubblicizzato mediante manifesti e mediante il nostro sito. Dunque ad oggi gli enti competenti sono la Regione Campania e il Comune di Melito di Napoli. Il Comune di Melito di Napoli, per quanto riguarda l'anno 2016, a giugno ha liquidato una quota parte di questo contributo che era quello che spettava al Comune. Ad oggi noi siamo in attesa che la Regione liquidi a noi la parte che compete appunto all'ente regionale e noi chiaramente immediatamente lo gireremo alle ragazze madri. Stamattina i nostri uffici si sono premurati di contattare i dirigenti regionali che si occupano del contributo alle ragazze madri, i quali ci hanno risposto che da poco è stato approvato il loro bilancio e che da domani si attiveranno immediatamente per cercare di liquidarci il prima possibile questa somma e quindi dare il via all'iter burocratico il domani stesso.